Scendete un po' più giù. No, non c'è bisogno. Giù, giù, più giù. Scendete un po' sotto. Salvato, fai scendere un po'. Scendete un po'. Un paio di metri più giù. Nico, ciao. Come sempre. Diciamo che ciao, va bene. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti in questo giorno che è la festa dell'Unità Nazionale e la festa delle Forze Armate. Non dobbiamo dimenticare chi ha dato la vita per garantire la democrazia e la pace e soprattutto chi ci ha garantito l'esistenza di una nazione, e dobbiamo sentirci tutti cittadini italiani sotto il nostro tricolore. Far sì che ai posteri sia tramandato il sacrificio di tanti e soprattutto ricordare che la guerra lascia sempre e solo sofferenze, e sulla base di quelle sofferenze dobbiamo ricostruire un percorso comune fatto di pace e soprattutto di democrazia. Io, come primo cittadino, rivolgo una preghiera a tutte le mamme che hanno perso in guerra i propri figli, che non hanno avuto la possibilità di riabbracciare i propri cari, e a loro noi siamo tutti grati. Sono grato alle forze dell'ordine per il lavoro che svolgono e per quello che fanno per garantire a tutti quanti noi la sicurezza. Sono grato a voi che ancora oggi dimostrate che significa sentirsi militari, e soprattutto la vostra carriera vi ha condotto oggi a ricordare e a tramandare ai posteri l'importanza di appartenere alle forze dell'ordine, di sentirsi utili per garantire pace, serenità e soprattutto sicurezza. Grazie a tutti quanti voi.
se posso, voglio dire, chi vuole rimanere ci possiamo prendere un caffè per stare un altro po' insieme. E dopodiché, come dire, ognuno torna al proprio lavoro, perché so che gli obiettivi sono tanti e sono anche grandi. Grazie di nuovo a tutti quanti. Grazie. Sindaco Roberti, oggi 4 novembre è una giornata davvero molto importante per la storia dell'Italia e si commemorano i caduti di tutte le guerre e qui Termoli ha fatto anche lei la sua parte, insomma, che cosa possiamo dire in una giornata come questa? Beh, innanzitutto che è la festa dell'unità nazionale e in qualche maniera è anche la festa delle forze armate. Ringraziamo loro del lavoro che svolgono e di tutti coloro che hanno dato la vita per garantire una nazione, per garantirci la libertà e soprattutto di ricordarci che la guerra lascia sempre segni di sofferenza e quindi far sì che le future generazioni debbano capire che oggi sentirsi cittadini di questa nazione significa ricordare una storia, significa ricordare il sacrificio di tanti giovani che per garantirci la democrazia hanno dato la propria vita. Quindi dobbiamo tramandare a loro queste notizie, questa storia e far sì che tutto questo non si ripeta.